In compagnia di Web TV abbiamo Luca Cagnotti, oggi una gran prestazione, portata a casa 3 punti quasi insperati nonostante il pronostico, ma quarta contro terz'ultima. Non sei riuscito a segnare oggi, ma una gran prestazione per far respirare i tuoi. Come l'hai vissuta al campo? Ma oggi è stata dura, abbiamo iniziato bene, oggi tanta grinta ci abbiamo messo, cattiveria, quello che ci è mancato un po' nelle ultime partite, e sta vittoria la volevamo, quindi già dal primo minuto, a differenza delle altre partite, siamo entrati subito in maniera grintosa e ci siamo portati avanti subito, quindi poi si è messa abbastanza bene. Subito doppio vantaggio, il primo ha dato fiducia al secondo gol, poi hanno accorciato le distanze, non avete perso la testa, a differenza di qualche gara l'anno scorso che subivate un attimino la pressione psicologica, oggi siete riusciti a mantenere calmi gli animi. Cos'è cambiato in questa squadra quest'anno col salto di categoria? Ma allora, sicuramente, esatto, l'hai detto già tu, la categoria, siamo neopromosse, quindi è stata dura, diciamo, è stata dura ambientarsi. Poi abbiamo cambiato alcuni giocatori, nuovi inserti molto forti, però chiaramente ci vuole il tempo per farli inserire bene. E direi che con l'andata, appunto, si sono inseriti tutti quanti bene, quindi adesso vogliamo, visto che è appena iniziato il girone di ritorno, fare molto bene a partire da oggi in casa, quindi molto bene, oggi abbiamo fatto bene. 3 punti importanti per la classifica, vi tolgono un po' dai guai, non tantissimo. Dove punta questa squadra nel 2020? Sicuramente la salvezza, ma con che spirito? Ma allora, sicuramente l'hai detto tu, salvezza è il primo obiettivo, già partivamo a inizio anno con questo obiettivo qua, dopodiché vogliamo toglierci qualche soddisfazione, però adesso pensiamo innanzitutto a macinare un po' di punti per dare un po' di ossigeno, dopodiché non so dove potremo arrivare, innanzitutto salvezza, ecco. Dopodiché vediamo, tutto quello in più è tanto di guadagnato, però salvezza è il primo obiettivo. Grazie mille, in bocca al lupo per il campionato. Grazie a voi, ciao ciao.